Buongiorno ascoltatori di YouTube, sono Aldo. Oggi ho una voce innovatrice, particolare perché mi sento di in questo luogo di riemergere con questo bel vento che c'è intorno a me. Vedete la vista del lago di Como, la parte lecchese. Oggi sono qua, in questa stazione di Abbadia Lariana, dove mi piace tantissimo, è una delle stazioni percorribili da Lecco Colico che io preferisco. Ma sapete perché io preferisco questa stazione? Ma perché c'è un motivo? Perché qua inizia il sentiero del viandante, quello nuovo che va fino a Lecco, e poi c'è anche il sentiero per andare alle cascate del Schengen. Ma guardare qui dove sono, ascoltatori, quelle belle montagne che ho di fronte. Non sono innevate, oggi c'è un clima ideale, maggio è il mese più bello per viaggiare. Vedete le montagne là, Sasso Courbet, Sasso Cavallo, lo chiamano così. Ecco che mi sposto, qui si vedono meglio. Sono ad Abbadia Lariana. L'unica delle poche stazioni che è la veduta delle montagne, a piedi di questo enorme macigno dove non potrebbe cadere come a Fiumelatte, perché la stazione di Fiumelatte è proprio attaccata alla parte rocciosa della montagna e al fiume Latte. Qui non c'è nessun pericolo e devo dire che adesso sto andando a visitare il Parco degli Ulissi ad Abbadia Lariana. Poi vado a Borbino, è una frazione sovrastante questo luogo dove lì si dà il via per andare al sentiero del viandante. Cosa voglio di più dalla vita? Una bella giornata così. E intanto saluto mio amico dirò Luigi, che per impegni, molto impegni che ha in questo periodo non ha potuto venire. Lo saluto. Poi saluto anche un altro signore che mi segue sempre nello YouTube, Sandro, che poi indicherò la via per andare al sentiero del viandante. E saluto tutti i miei ascoltatori di YouTube. Sono qua sotto questo pino che avrà più o meno 100 anni a vedere la stazione di Abbadia Lariana, ma mi porgo il mio cammino verso i binari, perché mi piacciono i binari e mi piacciono tantissimo, la ferrovia soprattutto. Eccoli qua. Due binari, sono la stazione di Abbadia Lariana, ecco il display, ma oggi penso di rimanere qua perché vado anche al Prato Calice, è una giornata bellissima, sole ventoso dove permette di pensare velocemente, che le mie idee sono un programma mentale nel solco del mio intelletto, ma devo dire che mi piace questa stazione di Abbadia Lariana. E per me qua c'è tutto, guardare quelle montagne là in fondo, le nubi sovrastante che volano nel cielo come volano le mie idee nella programmazione di questa stupenda giornata del 19 maggio 2021.